Niente, oggi ho deciso di muovermi un po', portarvi con me. Devo ricordarvi che siete meravigliosi e lo dico davvero, siete tutti straordinari. E non perché abbiamo, avete la DHD o via dicendo, in generale ricordiamoci tutti quanti un pochettino di più che siamo preziosi. Ognuno di noi perlomeno dovrebbe imparare a essere speciale per se stesso. Come aiutare la nostra ADHD e come la ADHD aiuterà poi noi di conseguenza. Spiegarvi come io ho aiutato la mia ADHD, perché se riusciamo a trasformarla in qualcosa di positivo può avere veramente dei risvolti divertenti, interessanti, audaci. Ci sono grandissimi imprenditori, grandissimi personaggi che hanno tra virgolette benedetto la loro ADHD dicendo che gli ha permesso di fare cose che altrimenti non avrebbero potuto fare, e anche secondo me in qualche modo è un superpotere. Però bisogna conoscerla, bisogna comprenderla, capirla, accettarla e cercare di aiutarla. Come punto primo, la cosa più interessante in assoluto e la cosa che più ha aiutato la mia persona è stato regolarizzare il sonno. So che è difficilissimo, ma è un lavoro che bisogna fare. Ci aiuta a essere più concentrati, a avere più energie, quindi il sonno secondo me è al posto numero uno, e dietro al sonno ho costruito quindi tutte quelle abitudini che mi permettono di andare a letto più stanco, più rilassato e più pronto ad affrontare un 7-8 ore di sonno pieno. L'allenamento, quindi cerco di, e non sto parlando di crossfit, maratone o chissà quale tipo di sport, ma cercare sicuramente di arrivare stanchi a sera fisicamente, perché la nostra testa è già stanca, ma dobbiamo assolutamente fare delle cose, quindi una bella camminata, una corsa. Non volete correre? Vi capisco al 100%. È veramente faticoso, però camminate almeno 20 minuti al giorno, camminate davvero, vi cambia la giornata, vi fa circolare il sangue, vi fa respirare a pieni polmoni, e lo sapete che la respirazione è fondamentale per il nostro benessere psicologico. Ma alzate il vostro sedere e parlo con l'autorità del fallimento e andate a fare attività fisica regolarmente. Tonificate il vostro corpo, tonificate la vostra mente, allenatevi a darvi anche dei piccoli premi, rimanete attaccati e cercate di creare delle routine. So che è difficilissimo, so che è noioso, ripeto, veramente state parlando con una persona che non è molto brava a fare questo, ma bisogna impegnarsi. Nessuno, e questo l'ho capito forse troppo tardi, nessuno ha mai detto che sia facile cercare, ed è una parola che secondo me non esiste, di essere felici, ma perlomeno, siccome nella felicità non so se ci credo, sicuramente cercare di essere un pochettino più sereni e un pochettino più propositivi, ecco, questo sicuramente sì. Oggi parlo all'aperto, una bellissima giornata, sono sudato, chiedo scusa. Quindi, i consigli che vi posso dare sono: perdonatevi, vogliatevi bene, cercate di creare abitudini sane, mangiate sano, e parlo di mangiare veramente sano, datevi degli orari, cercate di mangiare meno piuttosto che di più, dormite meglio, e per dormire meglio bisogna essere stanchi, quindi esercizio fisico. Ragazzi, lo so meglio di voi cosa vuol dire alzarsi ogni mattina, anzi meglio di voi no, ma so perfettamente cosa vuol dire alzarsi ogni mattina. Mettete il cellulare lontano dal letto, in modo che quando suona la sveglia vi dovete, siete costretti a spegnere la sveglia, ad alzarvi. Cercate il più possibile di non guardare schermi di computer o cellulare prima di andare a letto, e una volta che suona la sveglia alzatevi da quel cavolo di letto, alzate il sedere e cominciate la giornata con cose positive. Niente Facebook, niente Instagram, tantomeno leggere il giornale con notizie orribili. Leggetevi un bel libro, passate il tempo con la vostra famiglia, guardatevi una trasmissione interessante, guardate un video su YouTube che vi possa aiutare. Dopodiché, ancora un'altra volta, i fidget.
soprattutto per i ragazzi più giovani. I fidget sono una buona cosa, vi metto in descrizione dei link per comprare dei fidget interessanti. Ma comunque la cosa principale di tutto questo video è che voglio cercare di farvi capire che la prima cosa per aiutare la nostra ADHD è volerci bene nel profondo e accettarci nel profondo. Quindi tutto quello che in realtà vi ho appena detto è semplicemente un gesto d'affetto nei miei confronti, e non c'è nessuno, e chi meglio di voi mi può capire, non c'è nessuno che può essere nella vostra testa e con voi la notte prima di dormire. Quindi siete voi che dovete abbracciarvi da soli e siete voi che dovete volervi bene. Non l'ho inventato io, i romani dicevano ben prima di noi che in una mente sana, i romani prima di me, ma senza i romani chi se ne fotte dei romani, per avere... Quarta cosa o terza cosa? Quarta cosa o terza cosa, non mi ricordo.